in un processo del genere ci stia e ci stia tutta. Perché questo, per certi versi, è stato un processo dantesco, con personaggi danteschi, i superbi, i falsari, gli ignavi, i traditori, i vanagloriosi, di quelli ne abbiamo avuti in abbondanza e ci torneremo, i consiglieri di frode. Ma questa citazione l'ho fatta anche per rendere omaggio al Duca, cioè a chi ci ha condotto fuori dall'inferno, nonostante le trappole infernali che da parte di un ufficio di procura siano state diffusamente poste al cammino di questo processo. Lo Duca, e lei Presidente, il collegio tutto, chi mi conosce sa che tra i miei molti difetti non c'è né l'ipocrisia né la piaggeria. Quindi quel che sto dicendo nasce dalla mente e dal cuore. Solo lei, con la sua autorevolezza e talvolta col suo autoritarismo, poteva imporci ritmi così infernali. Ritmi che in un primo momento non ci sono piaciuti affatto e abbiamo tentato di ostacolare questa sua intenzione, perché quei ritmi hanno costituito per noi difensori un serio problema per articolare una efficace difesa in questo processo e per conciliare la difesa in questo processo con gli altri impegni professionali, soprattutto perché il processo si è svolto in questa landa desolata che è l'aula bunker di Re Bibbia. Ma mi rendo conto, col senno di poi, che forse questa era l'unica strada percorribile e che lei non poteva far altro che imporci le 4 udienze a settimana che si protraevano per 12, 13, 14 ore per provare a governare un processo che è stato presentato in siffatto modo non per caso, non per caso, ma è stata una scelta meditata, studiata a tavolino da parte dell'ufficio di procura. E ora vedremo perché, o meglio, perché è intuibile, per rendere difficoltosa ancora di più la difesa degli imputati, ma soprattutto per destabilizzare il giudice. Ed è questo l'aspetto più grave di questa operazione, che il vero obiettivo di questa operazione è il giudice. Ma ci arriveremo al momento debito. Sono convinto che appena ho cominciato a parlare, Massimo Carminati nel carcere di Parma, dando prova della sua abituale attenzione alle vicende proprie e delle persone che gli stanno incontro, avrà pensato che il suo secondo difensore, perché ormai io sono diventato il secondo difensore di Carminati, ci mancherebbe altro, il suo secondo difensore si stia un po' rimbambendo e tutto sommato l'età anagrafica c'è e pecchi oltretutto di fantasia,
perché sicuramente Massimo si sarà ricordato che questo incipit poetico, la citazione delle due terzine finali dell'Inferno, questo difensore le ha utilizzate in un altro processo che riguardava Massimo Carminati. Quello che si è svolto tra il 96 e il 99 avanti la Corte d'Assise di Perugia per l'omicidio Pecorelli. Non è mancanza di fantasia e non è rimbambimento. È stata una scelta pensata, meditata, perché tra questi due processi io ho colto notevoli similitudini. Non certo nelle imputazioni, non certo nei personaggi, perché su questo vedremo che sono completamente diversi, ma su questa strategia della confusione attuata dalla Procura della Repubblica e soprattutto sul fatto che sia lì che qui non si è processato un fatto di reato, per verificare se fosse effettivamente attribuibile agli imputati ai quali veniva contestato, ma si sono processati, si sono investigati, si sono radiografati degli imputati per quel che erano o taluno riteneva che fossero. Certo, forse ha ragione Vico quando dice che i fatti della storia si presentano e si ripresentano secondo un meccanismo dei corsi e dei ricorsi. E ha certamente ragione quando dice che i fatti storici si presentano una prima volta in chiave drammatica e una seconda volta in chiave farsesca. Se il processo Pecorelli è stato un processo per certi versi drammatico, il processo di Mafia Capitale è stato un processo farsesco. Già scorrendo l'elenco degli imputati, lì avevamo per i politici Andreotti e Vitaloni, scusate se è poco, qui abbiamo avuto Odeven e chi altro, Zingaretti, Alemanno, Absit in iuria verbis, i criminali, lì avevamo Calò, Badalamenti, Bontade, qui abbiamo Lacopo, qui abbiamo Calvio, Spezzapollici. I testimoni. Lì abbiamo sentito ex presidenti della Repubblica, ex presidenti del Consiglio, ministri, deputati, senatori, giornalisti. Qui che abbiamo sentito, manco lo so, e se non lo sa Ippolita vuol dire che proprio non abbiamo sentito nessuno. Gli inquirenti, lì le indagini le ha fatte, che so, Gianni De Gennaro, l'allora colonnello Mori, l'allora maggiore Ubbini,
qui le ha fatte il capitano Mazzoli. E come si chiama quell'altro maggiore che mi sfugge sempre il nome? Il maggiore Di Gangi. Lì le ha fatte la Dia, qui le ha fatte il Rosso. Quel che non è cambiato nei due processi è l'atteggiamento di procura. Ma anche lì abbiamo avuto grandi giudici. E grandi giudici, Presidente, non perché ci hanno dato ragione, perché sarebbe meschino e stupido. Io non sono di quelli che il buon giudice è quello che mi dà ragione, il cattivo giudice è quello che mi dà torto. Anche perché, Presidente, noi, tutti noi, sappiamo quando abbiamo ragione, quando abbiamo torto e quando la questione è discutibile. E quando ci si dà torto perché abbiamo torto, zitti e mosca. Quando la questione è discutibile e ci si dà torto, dobbiamo mettere in conto che altri la vedano diversamente da noi. Quel che ci fa un po' arrabbiare è quando abbiamo ragione ci si dà torto e soprattutto quando capiamo che il giudice sa che abbiamo ragione e ci dà torto lo stesso. Perché succede anche questo. Succede anche questo. Il meccanismo è stato lo stesso. Riversare sul tavolo del giudice una messa incontrollata di carte per impedire al giudice il controllo di legalità. Per impedire al giudice il controllo di legalità. Lì fummo fortunati perché la Corte di Assise, per una serie di incompatibilità che si erano create, Tribunale della Libertà, provvedimenti incidentali in materia di libertà, eccetera, fu chiamato a presiederla un magistrato civilista, il presidente Orsello, ti ricordo. E, Presidente, non si dispiaccia a nessuno, ma la cultura della prova che ha il civilista, il penalista non ce l'ha. Nel civile non esiste il libero convincimento, che spesso dal giudice del penale viene confuso con intimo convincimento, che è tutta un'altra cosa. È tutta un'altra cosa. Il magistrato di formazione civilista ha una cultura della prova che nel penale non c'è. E noi ce ne siamo giovati in quel processo. Non a caso, in appello, dove c'erano giudici di formazione penalistica, Andreotti fu condannato. In ossequio al libero convincimento scambiato per intimo convincimento, o il contrario. Dicevo, massa incontrollata di carte, rovesciata sul tavolo del giudice per impedire al giudice un effettivo vero controllo di legalità. O meglio, per approfittare del giudice che quel controllo di legalità, per le più varie ragioni di natura temperamentale, caratteriale, per paura, per non incorrere in disagi e fastidi, si rifiuti di fare. È perché non vi sarà sfuggito che il numero di ruolo generale del processo è del 2010, NR 2010, quando c'era collegata a questo processo una certa GIP che concede la prima intercettazione telefonica,
richiesta sulla base di quel... Vede, Presidente, io odio per ragioni caratteriali la ipocrisia, e questo mio odio per la ipocrisia talvolta mi crea delle situazioni di imbarazzo. Quando leggo che da attività info-investigativa si è venuto a sapere che tizio potrebbe avere eccetera, e non si dice quale è la fonte che avrebbe diffuso questa voce afferente la possibile attività criminosa eccetera, questi sono mezzucci di bassa lega, di basso profilo, ai quali ricorrono gli organi di polizia giudiziaria di questo benedetto paese, che con la ipocrisia ci convive quotidianamente. Noi siamo una società di cultura cattolica, di matrice cattolica, e il cattolicesimo è la quintessenza della ipocrisia. Non è un caso che si dice, che ci si dice da quando siamo ragazzini: fai quello che il prete dice, non quello che il prete fa, in ossequio alla ipocrisia. Ebbene, questi signori, da voce raccolta in ambito info-investigativo, si tratta di mettere sotto censura il telefono di Tizio e di Caio. Tizio era Ius, Caio era non mi ricordo chi altro. Il GIP concede un decreto, concede una proroga, 20 giorni più 20 giorni. Al terzo tentativo il GIP dice: che cosa mi avete portato? Non mi avete portato nulla? Chiacchiere? Le intercettazioni sono un mezzo di ricerca della prova di un reato che perlomeno si sia in qualche misura ipotizzato. Sono diventate un mezzo di ricerca del reato, e questo è illegittimo, questo è ipocrita. Quel GIP ha posto fine alle intercettazioni nel 2010. Tanto per essere chiari, era Maria Teresa Covatta. Due volte, poi basta. Ma poi se n'è andata al ministero, non mi ricordo dove, eccetera. Ed è cambiato il GIP. E improvvisamente le intercettazioni telefoniche a catena, tanto è vero che l'operazione di polizia giudiziaria inizialmente non si chiama Mafia Capitale, si chiama catena. Forse era il caso di tirarla quella catena, Cristo, era il caso di tirarla quella catena. Bastava che uno si mettesse in contatto con un altro per vedersi censurare le conversazioni telefoniche. Poi anche pedinare, ma ci torneremo. Signori, questo confligge col principio di legalità. Questo non è consentito e non è consentibile in una società dove il principio di legalità la fa da padrone, dove la legge è sovrana rispetto a tutti, anche a chi la deve far rispettare, a chi la deve applicare. E quindi comincia una messe incontrollata, incontrollabile, di intercettazioni telefoniche. Ricorderà, Presidente, che in una delle primissime udienze di questo processo
Io, dando adito come al solito ad equivoci, perché nei miei confronti io non faccio nulla per dissiparli, ma nei miei confronti nulla, ma nei miei confronti spesso vengono utilizzati dei pregiudizi. Io mi sono fatto la fama del provocatore, perché dico quello che penso, non sempre penso a quello che dico, ma comunque mi permisi di qualificare questo processo un processetto. Dopo un anno e mezzo di dibattimento, dopo 230-40 udienze, avendo messo insieme 10 milioni di carte, avendo censurato 4 milioni di pagine di brogliacci, avendo letto e trascritto 80.000 intercettazioni telefoniche ambientali, se qualcuno mi chiede, hai rivisto il tuo giudizio? Io le dico no, e non per fare una provocazione, no, questo è un processetto, dal punto di vista tecnico-giuridico non c'è una questione, una, che meriti mezz'ora di studio da parte di ciascuno di noi. Io non sono un giurista raffinato, ci mancherebbe altro, io sono uno che batte i corridoi da 45 anni, però non fosse altro che per quello, dai e dai, alla fine qualcosa in testa mi è restato. Non c'è un argomento che mi abbia costretto a fare una ricerca giurisprudenziale, ad andarmi a rivedere i testi sacri. Non ce n'è uno. Ditemene uno. Un profilo di utilizzabilità della prova, un profilo di legittimità di un'acquisizione. Non c'è niente in questo processo. Resta un processetto che però può essere definito con una grande sentenza. Adesso sta a voi, perché se voi emetterete all'esito di questo processetto, mastodontico processetto, una grande sentenza, voi compirete non solo un'opera di ristabilimento della legalità, ma un'opera di riaffermazione di diritti individuali, di garanzia e di libertà, che in questo processo sono stati compromessi, financo il diritto di difesa, financo il diritto di difesa. E vediamo perché. Ippolita ha definito questo processo un processo stalinista, avrebbe potuto dire nazista, avrebbe potuto dire cileno, argentino, da tribunale speciale fascista. Guardo te per caso, non... è alla mia destra, quindi... Sono vecchi rapporti da Lucia, avrebbe potuto dire processo da tribunale speciale fascista. Io dico magari, perché gli stalinisti, quelli dei tribunali speciali fascisti, in fondo erano persone serie, le cose le facevano bene, non le affidavano al rosso. Alla polizia stalinista, alla polizia fascista, cioè erano processi perfetti in cui tutto sembrava rispondere. Oh, accidenti, oggi per il suo piacere stavo dicendo che rimpiango i tribunali stalinisti
così per caso. Erano processi fatti con serietà, dove apparentemente tutto tornava al suo posto. Non c'era spazio all'improvvisazione, non c'era spazio all'approssimazione, non c'era spazio per la mistificazione grossolana. La mistificazione c'era, ma era raffinata. Qui ci siamo dovuti confrontare con l'attività del ROS, che non è stata in grado di far altro che mettere sotto censura centinaia e centinaia di utenze telefoniche e pedinare o fotografare qualche protagonista di questo processo, qualche protagonista di troppo, qualche protagonista di troppo. Allora, Presidente, io sono polemico e lo sono per carattere, certamente, ma nessuno potrà negare che le emergenze del processo mi offrono spunti irresistibili, irresistibili. E quindi io non riesco a trattenermi più di tanto. Sapesse come mi sto facendo un'autocoscienza in questi giorni, autocoscienza e non solo auto, ma ci sono delle cose di fronte alle quali io non riesco a far finta di non vederle. E quindi vi dico che questo processo, che ripeto, nasce con tutt'altre finalità e verso obiettivi di tutt'altra natura, improvvisamente vira verso l'obiettivo della mafia. A Roma si scopre l'esistenza della mafia. Attenzione, della mafia come organizzazione, non della cultura mafiosa, perché se il processo avesse avuto ad oggetto il riconoscimento della cultura mafiosa nella nostra società e a Roma in particolare, io avrei aspirato di fare in quel processo il pubblico ministero, perché la cultura mafiosa, cioè il familismo, la divisione del potere, la partecipazione, come dire, di bottega, di gruppo all'esercizio del potere, questo è un male diffuso, endemico della nostra società, ma non ha niente a che vedere con le associazioni di stampo mafioso, che sono un'ipotesi di reato, che sono un'ipotesi di delitto devastante, gravissimo, che ha provocato danni incredibili al nostro convivere sereno e felice, ma che non entra mai in competizione con la cultura mafiosa. Perché arriverei a dire che hanno ambiti quasi diversi. La cultura mafiosa noi la troviamo negli ambiti più disparati della nostra società. La troviamo in politica, la troviamo nel mondo accademico, la troviamo negli enti statali e parastatali. La troviamo, Presidente,
al Consiglio Superiore della Magistratura. Quando si lasciano scoperti per un anno e mezzo, due anni, posti di responsabilità, perché tra le varie correnti non ci si mette d'accordo, non sulla persona, ma sulla spartizione delle cariche tra le varie associazioni, si sta dando corpo alla cultura mafiosa. Si preferisce lasciare un posto di procuratore della Repubblica o di presidente di tribunale o di presidente di corte d'appello scoperto, quindi non garantito, pur di non fare scelte che non rispondano al principio del manuale Cencelli. Non è cultura mafiosa quella? Come la volete chiamare? Per me è così. Non ci vedo nessuna differenza tra gli assessori o le forze politiche che si dividono un assessorato o gli assessorati e questa spartizione territoriale e familistica del potere giudiziario. Allora, se la vogliamo combattere la cultura mafiosa, è un discorso, come dire, di carattere, ecco, veramente culturale, che deve investire una serie complessa di fattori del viver civile, del vivere associato, ma non certo con il codice penale. Con il codice penale, in quei casi in cui si tralasci la cultura mafiosa e si passi a dar vita ad una organizzazione mafiosa che commette reati veri e propri. E invece in questo processo, ad un certo momento, compare appunto questa realtà mafiosa della quale onestamente nessuno si era accorto fino ad allora, e quando dico nessuno si era accorto fino ad allora non mi riferisco al Quisque de Populo, non mi riferisco a Roberto Lacopo nella sua pompa di benzina e i clienti della sua pompa di benzina, non mi riferisco a Calvio Spezzapollici, mi riferisco agli organi di polizia giudiziaria, mi riferisco agli organi della Procura della Repubblica, mi riferisco ai tribunali e alle corti d'assise che si sono occupate di vicende del genere e che sistematicamente hanno negato l'esistenza di realtà delinquenziali di carattere mafioso nel distretto della Corte di Appello di Roma. Ora, per carità, intanto in tutte le cose c'è un inizio, ci mancherebbe altro, e poi ci può essere l'inquirente, il pubblico ministero più bravo degli altri, il giudice più attento degli altri, ci mancherebbe altro. Ma noi abbiamo avuto una serie di realtà criminali nel distretto della Corte di Appello di Roma e in particolare a Roma, investigate anche in quell'ottica, in quella prospettiva, anche e sistematicamente, tranne una eccezione recente, sistematicamente si era concluso per negare la sussistenza di quella. E allora io mi rendo conto che l'autostima
è un principio che serve a ciascuno di noi a darci sicurezza, a darci la capacità di confrontarci con gli altri in maniera equilibrata. E quindi l'autostima è una cosa assolutamente necessaria, però non deve diventare arroganza intellettuale, non deve diventare narcisismo intellettuale. Non si può pensare di essere gli unici a vedere le cose correttamente, arrivando dopo una pletora di altre persone, altri inquirenti, altri giudicanti che non hanno capito nulla. Quando ci si specchia troppo, si rischia di far la fine di Narciso in se stessi. Quando ci si specchia troppo in se stessi, quando si guardano tutti gli altri dall'alto in basso, adesso vi spieghiamo come sono andate le cose, voi miseri mortali che non avete capito nulla, si finisce per fare figure di lana caprina. E invece ci si è venuti a dire questo. Anzi, ci si è venuti a dire cose forse ancora più gravi. Voi non avete ritenuto che quelle realtà criminali fossero riconducibili alla fattispecie di natura mafiosa. E avete sbagliato, e avete sbagliato. Noi, per valutare questa asserita realtà attuale, nonostante i vostri errori, nonostante i vostri limiti, nonostante la vostra insipienza, da quelle precedenti realtà prendiamo spunto per dimostrarvi ora per allora che non avete capito niente, che la mafia già c'era lì, in quelle realtà che voi non avete saputo valutare. A parte il fatto che un discorso del genere, che io non condivido, ma sarebbe consentito in un convegno, in un corso all'università, in un'aula di giustizia, il giudicato fa stato, che ci piaccia o che non ci piaccia. Sapesse quanti giudicati non ci piacciono, Presidente, oserei dire la quasi totalità, zitti e mosca. Non ci sogniamo di dire il giudice ha sbagliato, sì, ce lo possiamo dire tra di noi, ma non verremo mai a proporvi una situazione, una tesi giuridica dicendo siccome hanno sbagliato rivalutate le cose in questo modo. È anche un problema di rispetto, è anche un problema di rispetto istituzionale che in questo processo la Procura della Repubblica non ha mantenuto nei confronti della giurisdizione. Ed è un aspetto gravissimo ai miei occhi, gravissimo. Quando si sente, sono contento che lei sia venuto. Perché io avrei polemizzato con lei, io preferisco polemizzare in presenza dei... No, glielo dico in modo che le offro subito la possibilità di contraddirmi. Dottor Cascini, in uno Stato di diritto
quel che lei ha fatto nel corso della discussione, e cioè prendere in mano il certificato penale di Carminati e domandarsi retoricamente, per porre l'interrogativo al giudice, come sia possibile che uno come Carminati abbia un certificato penale così scarno, guardi che ha dell'eversivo, guardi che è una forma di oltraggio alla Corte. Dominique Strauss-Kahn, quando decide di candidarsi alla presidenza della Repubblica francese, suscita le preoccupazioni di Sarkozy, che si rivolge ai servizi segreti francesi e dice: mi dovete eliminare questo candidato scomodo, ormai è storia. I servizi segreti francesi trovano il modo. A New York, al Sofitel, prendono una zoccolona di colore, è così, e la mandano nella stanza di Strauss-Kahn a fare opera di provocazione. Strauss-Kahn viene arrestato, ve lo ricordate, e viene processato. L'abile difensore di Strauss-Kahn, nel suo controesame davanti alla Corte distrettuale di Manhattan, mette in difficoltà, fa venire ad emersione la strumentalità dell'opera di questa gentile signora. Va bene così? Sospensione del dibattimento. Il giudice chiama pubblico ministero, anzi procuratore distrettuale e difensore, e dice al pubblico ministero: lei è libero di continuare su questa strada con questo test, ma la avverto che la Corte può prendere in considerazione la possibilità di incriminarla per oltraggio alla Corte, perché il destinatario finale di queste opere di manipolazione è sempre il giudice, ancor più che l'imputato, ancor più che il difensore, è il giudice. Tutti ricorderete che l'accusa venne, seduta stante, ritirata e Strauss-Kahn liberato. Certo, l'obiettivo di bruciarlo come candidato all'Eliseo era stato conseguito. Allora, dottor Cascini, lei non si può permettere di prendere in mano il certificato penale di un imputato che è il risultato dell'attività di giurisdizione di una sequela di suoi colleghi. E già qua sto dicendo una bestemmia, perché è qui l'aspetto negativo. È qui. Non dovrei dire suoi colleghi, ma di giudici che non sono suoi colleghi. Ma veramente ci si crede depositari unici dell'intelligenza, della professionalità, della capacità di capire le cose? E tutti gli altri che si sono pronunciati reiteratamente in processi all'esito di attività di indagine, istruttorie, discussioni, valutazioni, sentenze di primo grado, sentenze di secondo grado, Cassazione, una manica di imbecilli. Senza essersi fatti carico di andarsi a leggere quegli atti, senza essersi fatto carico di andarsi a leggere quegli atti. Ma se lo facessi io, se pontificassi io in materia che non, alla quale non ho preso parte, vedete, io i processi di Massimo Carminati li ho fatti tutti,
dal 1981-82, quando fu ferito al valico del Gaggiolo in poi. E quindi io parlo per esperienza diretta e personale. Quando domando al capitano Mazzoli, ma lei le sentenze di Carminati le ha lette? Eh no, che c'entra? C'è internet. Cioè questi nati e cresciuti a pane e internet. Ma si vadano a leggere le sentenze, almeno le sentenze, almeno le sentenze. E capiranno perché, come, quando, in che forma, in che modo, all'esito di quale prove è stata assunta una decisione. In quest'aula sono volate delle leggende metropolitane che in realtà sono delle colossali fesserie, e sto edulcorando il mio linguaggio perché la tentazione era di dire qualcosa di più. Il furto al cavò finalizzato a conseguire i documenti conservati nelle cassette di sicurezza di taluni magistrati. Qualcuno si è preoccupato di andare a vedere chi erano i magistrati, persone offese? Sì, qualcuno, lo so. Io dico, qualcuno dell'ufficio di procura si è preoccupato? Allora, qualcuno, qualche nome così, qualche nome così. Silvia Castagnoli? Beh, doveva avere cose di una delicatezza estrema. Minniti? Fargnoli? Gueli? Carpitella? Sodano? Falbaci? Aurelio Galasso? Eh sì, Aurelio Galasso, un personaggio equivoco. Giorgio Lattanzi? Giorgio Lattanzi? Futuro presidente della Corte Costituzionale. Vogliamo sputare fango anche su Giorgio Lattanzi? Ivo Greco? Francesco Scorza? Marina Attenni? Antonio Listro? Virginio Anedda, presidente del Tribunale? Giuseppe Volpari? Fortunata Gifuni? Achille Gallucci? Fiorella Savoca, Francesco Palermo, Giancarlo Millo. Devo continuare, Presidente? Sica? E che fai? La battutina e sorridi. Guarda che Sica è stato commissario antimafia! Commissario antimafia! Quindi non fare le battutine da spiritoso, perché hai scelto il nome sbagliato, come al solito. Tu pecchi sempre di tempestività, mi hai dato un assist, grazie. Ma Sica è stato il commissario antimafia, avversato da Falcone. E visto che mi hai dato l'assist, allora ti dico, avversato da Falcone insieme a Pignatone. Avversato insieme a Pignatone. Andatevi a leggere i diari o gli appunti di Falcone, in cui ci sono i rilievi su Pignatone Cristo. Tu dovevi stare zitto, cocco mio. Ebbè, vede Presidente, io avevo preferito glissare, però le provocazioni le raccolgo tutte. Poi, non ti limitare a internet pure te, sennò potevi fare il carabiniere del Rosso. Leggi, cocco, leggi
le carte, le sentenze, gli atti e quant'altro, perché solo così, essendo informati, possiamo responsabilmente fare determinate affermazioni nelle aule di giustizia. Essendo informati, e quindi questo processo si trascina per 3 anni di intercettazione in intercettazione. Poi, anche qua, piccolo problema, ma i termini delle indagini preliminari non erano poste a garanzia del fatto che una forza di polizia, un ufficio di pubblico ministero non sottoponesse ad libitum a intercettazioni, a pedinamenti, a investigazioni determinati soggetti, determinati cittadini che il legislatore folle, il costituente folle considera presunto non colpevole, presunto non colpevole. E qui invece andiamo avanti, c'è, perché ecco, all'italiana, no? Ci sono dei meccanismi fantastici. Io ti iscrivo oggi per un reato, alla scadenza ti iscrivo per un altro reato, alla scadenza ti iscrivo per un terzo reato, oppure ti iscrivo in concorso con altri soggetti e io sto intercettando gli altri soggetti che però in quel momento hanno i contatti con te. Noi siamo furbi, noi siamo italiani. Come diciamo, un detto popolare, fatta la legge, trovato l'inganno. Noi siamo italiani, fantasiosi, siamo fantasiosi. Questo mare di intercettazioni telefoniche da rovesciare sul tavolo del giudice. E qua c'è veramente l'aspetto più callido, più intollerabile, più scorretto nell'operato della Procura della Repubblica. Presidente, glielo dicevo prima, io non sono un genio. Ne sono consapevole, sono esperto però. Se faccio sto mestiere da 45 anni, voglio dire, per quanto di non particolare intelligenza, a furia di sbatterci la testa, alla fine anche a me certe idee, certi concetti sono entrati in testa. Quindi, dopo aver letto, non tutta, perché non ce l'ho fatta tutta, ma aver letto l'ordinanza di custodia cautelare eseguita il 2 dicembre del 2014, mi rendo conto di una cosa, di palmare evidenza. Questo è un processo fatto praticamente esclusivamente di intercettazioni telefoniche. E siccome le intercettazioni telefoniche sono state fatte a catena, a strascico, sono in numero incontenibile. Avendo compreso questo, mi rendo conto che, e avendo compreso che con quel popò di accuse, ovviamente non si sarebbe mai fatto un abbreviato, il 15 dicembre, poi se volete vi produco tutto, rivolgo al GIP, dottoressa Costantini, una istanza brevissima, rivolge istanza affinché, ai sensi dell'articolo 268, comma 6 del codice di rito,
sia fissata l'udienza stralcio per la selezione e trascrizione delle intercettazioni telefoniche e ambientali di cui al presente procedimento, ritenute rilevanti. Mi si risponde il 22 dicembre con un'ordinanza nella quale mi si dice che, ritenuto che ove sia stato autorizzato il ritardo sino alla conclusione delle indagini preliminari per il deposito eccetera eccetera, il termine di quell'articolo 268 coincide con quello di cui al 415 bis, si farà luogo a un unico deposito, momento nel quale l'indagato e il suo difensore potranno esercitare la facoltà bla bla bla. Allora, il giorno dopo, il 23 dicembre, vigilia di Natale, ce ne stiamo a studio, perché quando si lavora, e proviamo a dire che nel caso di specie, essendo stata richiesta e ottenuta misura custodiale in carcere, anche e soprattutto sulla base del contenuto delle suddette intercettazioni, delle quali vi è stato quindi il pieno disvelamento, al punto che ancor prima che i difensori ne prendessero cognizione a seguito del deposito ex articolo 293, i mezzi di informazione e i media radiotelevisivi trasmettevano urbi et orbi in originale stralcio delle suddette conversazioni intervenute tra gli indagati, che pertanto è palese che non vi sia più alcuna esigenza di tutela della segretezza delle suddette intercettazioni, già depositate alle parti ex articolo 293, e in sede di riesame, che pertanto tale materiale, conosciuto e conoscibile, deve essere trascritto nelle forme dell'incidente peritale di cui al 268 sesto comma, che la ponderosità, guardi quanto ero intelligente, anche io ogni tanto vedo uno specchio e dico quanto sono bello, intelligente e capace, che la ponderosità e il numero delle suddette intercettazioni fa presagire una lunga e complessa attività di trascrizione, certamente non rinviabile alla fase dibattimentale, per non paralizzarne l'andamento istruttorio, in attesa dell'espletamento delle trascrizioni stesse, sicché per ragioni di economia processuale e per non pregiudicare il diritto di difesa di imputati in stato di detenzione, l'onere delle trascrizioni delle intercettazioni non è rinviabile al dibattimento, ma deve essere eseguito avanti il GIP, soprattutto in questa fase di stasi processuale, rinnova istanza affinché 23 dicembre, il 24 dicembre, ma con provvedimento che mi viene notificato il 12 gennaio, considerato che l'istanza avanzata è sostanzialmente analoga alla precedente, ritenuto che, come già spiegato, nel presente procedimento non risulta allo Stato essere intervenuto il deposito dei verbali e delle registrazioni dei quali è stato autorizzato il ritardo, io busso a bastoni e mi risponde a denari, come si diceva un tempo detto popolare. Io busso a bastoni e cioè gli dico: guarda che io ti sto chiedendo solo la trascrizione di quelle ostentate nell'ordinanza, che ci sono state depositate ex articolo 293, che ci sono depositate ex articolo 309 davanti al Tribunale del Riesame, quelle, solo quelle, che poi sono quelle importanti, che contano, quelle sulle quali, sulla base delle quali quello stesso GIP ha emesso misura custodiale. Rigetta allo Stato la richiesta. Io sono figlio di un abruzzese e di un calabrese, quindi ho la testa dura, non so se più dura perché figlio di calabrese o più dura perché figlio di abruzzese, e insisto
utilizzando gli stessi argomenti, ma chiudendo la mia istanza dicendo: si fa presente che la richiesta è formulata anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 328 codice penale, trattandosi di atto dalla signoria vostra dovuto e non discrezionale, e soprattutto per le ragioni di economia processuale e di garanzia del diritto di difesa già indicate nell'istanza del 23 dicembre. Mi si risponde, citando giurisprudenza della Cassazione, così tanto per citare, e a questo punto ovviamente, siccome io, ripeto, non sono un raffinato giurista, ma non sono nemmeno un chiacchierone, ho indirizzato, trasmesso tutta questa roba e indirizzato al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Perugia, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, al Procuratore Generale della Corte di Cassazione e al Consiglio Superiore della Magistratura, sezione disciplinare, un esposto nei confronti del GIP. Sta di fatto che, infischiandosene di tutto, assumendo ciascuna di queste autorità una quasi indecorosa via di fuga, io non posso interloquire sugli atti di giurisdizione, io non posso censurare, io non posso fare, eccetera, oppure ignorandomi bellamente le autorità perugine, la trascrizione delle intercettazioni telefoniche se ne è fatto carico il Tribunale, imponendo, cioè ci si riconosca anche questo. Perché se noi avessimo voluto assumere atteggiamenti ostruzionistici, noi avremmo paralizzato questo dibattimento, mirando alla scarcerazione per scadenza a termini di quegli imputati. E mi domando se abbiamo fatto bene a non farlo. Se noi non avessimo mostrato senso di responsabilità, anzi approfitto di questo momento per dire, forse perché sono l'ultimo e perché non sono più tanto giovane, c'è qualcuno che mi frega, ma insomma, che in questo processo il collegio di difesa ha dato una prova di professionalità, di qualità, come raramente si vede nelle aule di giustizia. E finché questa prova di professionalità e di capacità la danno le vecchie volpi come Marcello Petrelli, come Peppe Di Noto, come Scalise e quant'altri, beh, è quasi, non è una sorpresa. Ma i giovani, signori pubblici ministeri, noi abbiamo alzato il livello della discussione che voi avevate mortificato, mostrando ancora una volta di avere verso il Tribunale maggiore rispetto di quello che avete voi. E visto che stiamo parlando dei difensori, mi consenta una parentesi personale, anzi, facciamo che virtualmente sparite tutti e restiamo io e te. Se Freud aveva ragione quando sosteneva che la vera emancipazione si ha con la soppressione del padre,
Allora vi sta parlando un cadavere, vi sta parlando l'anima del fu avvocato Giosuè Bruno Naso. Perché certamente in questa vicenda processuale Ippolita ha dato prova di essere all'altezza degli altri suoi colleghi. E io ne sono, come dire, orgoglioso. Lei sa, tutti quelli che mi hanno fatto i complimenti pensando di farmi particolare piacere, è tutta suo padre, tutta suo padre. No, Ippolita è tutta sua madre. Ippolita è tutta sua madre, Presidente, io credo di essere uno dei pochi uomini che non ha mai avuto difficoltà a riconoscere alla propria donna un primato intellettuale e culturale. Da quando Alma Miani in prima F ci siamo incontrati e poi per i 50 anni di vita insieme. Beh, vi chiedo scusa. Quindi, quando vedo Ippolita che ricorda nel fisico e nel carattere, nell'intelligenza, la madre, farsi onore in questo ambito così cospicuo, di tale spessore professionale, ovviamente mi si riempie il cuore e mi emoziono. Però voglio dire una cosa, Ippolita, ti ho visto particolarmente entusiasta, ti ho visto particolarmente euforica. Ippolita, resta con i piedi per terra, ma non per il futuro, anche nelle aspettative, perché guarda che questa professione ci dà splendide emozioni, grandi soddisfazioni, ma ci riserva anche delle amarezze indicibili. E proprio quando noi pensiamo che quella sentenza non può deludere le nostre aspettative, perché abbiamo fatto di tutto per chiarire gli aspetti equivoci del processo, per dimostrare al giudice come stanno effettivamente le cose, beh, sappi che le sentenze non sono mai figlie di un solo padre e quasi mai sono figlie del principio di legalità. Ahimè, i giudici sono uomini e donne come tutti gli altri, talvolta migliori degli altri, altre volte peggiori degli altri, e le sentenze rispondono ad una serie di esigenze, di interessi, di spinte che talvolta ci possono deludere. Quindi resta coi piedi per terra, non mi accusare
come faceva pure mamma, di essere sempre uno che spegne gli entusiasmi e che non alimenta le illusioni, ma preferisco dirtelo ora per evitarti o addolcirti quantomeno una eventuale delusione dopo. Ecco, adesso potete tornare, ho finito di parlare in privato con Ippolita. Dunque, le intercettazioni. Ma questo processo è stato caratterizzato da un altro aspetto patologico, per me patologico, questo delle intercettazioni, che torno a dire è stato il frutto di un deliberato disegno. Quando ho provato a parlarne con il dottor Cascini, mi diceva: ma la legge non lo consente. Quale legge? Siccome io prendo tutti sul serio, e lei in particolare, perché lo sa bene che ho stima per la sua intelligenza e per la sua preparazione, anche se in questo processo ho messo in discussione sia l'una che l'altra, lo dico con molta franchezza, quando lei mi ha detto così, dico, mi sfugge qualche cosa, nonostante tutto mi sfugge qualche cosa. No, non mi sfuggiva niente, assolutamente nulla. Si è rifiutato deliberatamente di fare di trascrivere le intercettazioni nella fase delle indagini preliminari. Attenzione, Presidente, in un periodo di totale stasi processuale, misure emesse, eseguite il 2 dicembre, tribunale del riesame fatto l'11-12, una cosa del genere. A Natale avevamo completato tutti gli adempimenti, diciamo, connessi alla esecuzione della misura. Si è aspettato il 178esimo giorno per chiedere il giudizio immediato. E questi 170 giorni, che cosa si è fatto? Mi si indichi uno solo atto di indagine, me se ne indichi uno. Da dicembre 2014 a giugno 2015, a maggio 2015. Un GIP che assevera l'evidenza della prova? Si voleva reiterare la custodia cautelare di queste persone. E lo si voleva fare sapendo che, tranne Carminati e Buzzi, che, come dire, avevano dimestichezza col carcere, qualcuno di costoro che ci entrava per la prima volta venisse a patti col diavolo. Questa è la vera ragione. Questa è la vera ragione. Nella consapevolezza di carenza di prova, non evidenza di prova, carenza di prova, si è sperato che attraverso la reiterazione e l'esasperazione della custodia cautelare qualcuno di costoro venisse a patti col diavolo. E se non ci sarà una sentenza, come dicevo prima, grande sentenza rispetto al processetto, questo andazzo continuerà, prenderà ancor più piede, Presidente, signori del Collegio, rendetevene conto. Ma c'è stato un altro, dicevo, aspetto patologico di questa indagine di Mafia Capitale: lo scoperto collegamento
con la stampa, scoperto collegamento con la stampa, che veramente ha dato prova di un servilismo, di un appecoronimento, di una carenza di professionalità che raramente, nemmeno ai tempi del terrorismo, si è manifestata in forma così becera e così approssimativa. Cassa di risonanza di ogni iniziativa della Procura, senza esercitare alcun controllo, ma non dico sul piano della critica, sul piano della valutazione obiettiva, a mendicare scodinzolando intorno a lor signori qualche notizia di più, qualche notizia di troppo, sempre pronti a pubblicare, non la sua veramente, la foto del dottor Ielo, qualunque cosa fosse avvenuta nel processo, qualunque cosa. Lei è meno avvenente, sì, e ne prenda atto. Ne prenda atto. Lei è meno avvenente. Del resto, poi non ne parliamo di Tedescaroli proprio. E vede, Presidente, io avevo detto devo tenere fuori certi argomenti perché se no bla bla, però io le provocazioni le raccolgo tutte. E l'articolo che il procuratore Pignatone ha scritto il 3 aprile di quest'anno su La Repubblica, io l'ho colta come una provocazione. Vis cui resisti non potest. E io mi abbandono. Fughe di notizie. Quei danni irreparabili alla privacy. Caro direttore, il tono è confidenziale. Nel dibattito pubblico sulla giustizia, tra gli addetti ai lavori, ma non solo, le fughe di notizie con la violazione della privacy e della reputazione che spesse ne conseguono, la cosiddetta gogna mediatica, vengono costantemente indicate come uno dei problemi più gravi del momento. Anche per questo mi sembra opportuno definire con maggiore esattezza i termini del problema. E vediamo come vengono definiti. Le vere fughe di notizie, le vere, no quelle finte, no quelle di delirio, le vere, sono propriamente quelle che rivelano informazioni segrete, per esempio l'iscrizione nel registro degli indagati, l'attività di intercettazione in corso. Tali propagazioni hanno come beneficiari le persone coinvolte nelle indagini, e molto meno frequentemente di quanto si creda gli organi di informazione. In tutti questi casi le indagini vengono più o meno gravemente danneggiate e la divulgazione delle notizie è spesso strumentale al raggiungimento di obiettivi che nulla hanno a che vedere con il processo e con la ricerca della verità. Cioè, ci sta dicendo il Procuratore della Repubblica, le vere fughe di notizie sono quelle che provocano gli indagati. Cioè, noi non solo siamo delinquenti, ma siamo pure un po' fregnoni. Perché veniamo a sapere, noi indagati, che ci stanno facendo le intercettazioni telefoniche, che siamo iscritti nei registri degli indagati, e non è che ce lo teniamo dentro di noi e adeguiamo la nostra condotta alla luce di questa notizia. Per esempio, non coltiviamo più certi rapporti che ci potrebbero creare dei problemi,
per esempio siamo cauti nell'uso dei mezzi di comunicazione, per esempio ci precostituiamo un alibi. No! Non siamo così raffinati! Chiamiamo un giornalista amico e gli diciamo: scrivi sul giornale che io sono iscritto nel registro degli indagati, che sono sottoposto a intercettazioni. Così noi siamo intelligenti e furbi e callidi. E questo, ci dice il procuratore, ai miei occhi è un reato gravissimo. Perché noi, avendo saputo questo, ci dovremmo... Bene, ma guardate la soluzione, fantastica. Ma viene punito dal codice penale con la pena massima di 3 anni, che non consente misure cautelari né di disporre intercettazioni. Facciamone altre di intercettazioni, non bastano. Ancora intercettazioni, abbassiamo la soglia. Fantastico. Attenzione. È estremamente difficile individuare il responsabile delle rivelazioni. Perché la notizia segreta, segreta tra virgolette, viene necessariamente a conoscenza, attenzione, di un numero non esiguo di persone. Parentesi. Magistrati, loro collaboratori, personale di polizia giudiziaria. Ma dico, stiamo scherzando? Cioè le persone che vengono in possesso di una notizia sono quelle previste dalla legge. Il magistrato che sta conducendo l'indagine, il personale di segreteria che collabora con il magistrato e gli ufficiali di polizia giudiziaria che stanno facendo le indagini. E secondo il procuratore capo della Repubblica è difficile accertare chi abbia provocato la fuga di notizie. Le fughe di notizie, la quasi totalità di esse, è in realtà costituita dalla divulgazione di notizie o atti non più segreti. In base alle norme, infatti, il carattere di segretezza viene meno quando l'atto può essere conosciuto dall'indagato o dal suo difensore e comunque al termine delle indagini preliminari. Non sono quindi segreti, per esempio, l'interrogatorio dell'indagato, l'ordinanza di misura cautelare, un sequestro, una perquisizione, l'avviso di garanzia notificato, le intercettazioni depositate e molti altri atti. Sono proprio questi gli atti e le notizie che riempiono ogni giorno le pagine dei giornali e degli altri media, non perché siano fuggite, ma perché legittimamente in possesso di tutti i soggetti interessati. Ma che sta dicendo? Ma che stai a di, diremmo qua a Roma, ma che stai a di, non si provi lei a parlare il romanesco, dopo ne parliamo, non ci provi lei perché sennò ci fa stare ulteriormente male. Ma che stai a di, Pignatone, che stai a di? Interrogatori, ordinanza di misura cautelare, sequestri, avviso di garanzia, intercettazioni sono gli atti e le notizie che vanno sui giornali, ma perché legittimamente in possesso di tutti i soggetti interessati. Quali? Scusi Presidente, sicuramente ne ha memoria anche lei e non succede niente, lei e i membri del collegio, se lo riconosciate pubblicamente. Vi ricordate la sera del 30 novembre 2014? I telegiornali, a cominciare da Rai 3, 19, TG5 e TG1 alle 20, TG2 alle 20:30 e così via.
la sera del 30 novembre 2014 l'arresto di Carminati, la Smart che sale sulla stradina, lui che scende, state calmi, state calmi, un sottufficiale del ROS che mette il vivo di volata del mitra alla tempia di Andrea, il figlio ventenne, vero? Necessario, indispensabile. E dietro un operatore che riprende il tutto, perché tutti i reparti dei ROS, lei sa bene che c'è la beretta calibro 9, il mitra MAB, è una Samsung o come si chiama, io non me ne intendo, e fa parte della dotazione di ordinanza. Erano passate 3 ore, erano passate 3 ore. Questa è dignità della persona e rispetto della dignità della persona che questa Procura della Repubblica e questi signori carabinieri non hanno dimostrato, e io non glielo perdonerò mai. Tutte le volte che potrò glielo ricorderò. Questa è mancanza di rispetto per la dignità delle persone. Presunte non colpevoli, presunte non colpevoli, cambino la Costituzione quando arriveranno al potere nella Repubblica giudiziaria che ci aspetta nei prossimi anni, cambieranno la Costituzione, l'articolo 27, via! Ma finché c'è anche Massimo Carminati e soprattutto il di lui figlio, sono presunti non colpevoli, meritevoli di un trattamento di dignità, di rispetto. È altrettanto evidente, dice il procuratore, nell'aprile 17, come fino ad oggi questo compito non sia stato assolto. Il codice si limita a stabilire divieti di pubblicazione degli atti prima che essi siano oggetto della pubblica udienza. Si tratta però di una norma farisaica che tradisce la cattiva coscienza del legislatore. La cattiva coscienza del legislatore, mica la mia, mica la nostra. Noi non abbiamo nulla da farci rimproverare, nulla di cui scusarci. E ora ci verremo. È una violazione contravvenzionale punita con l'ammenda, eccetera, eccetera. Il sacrificio non sempre indispensabile del diritto alla privacy e alla reputazione. Lo scopre nell'aprile 2017. Beh, non è mai troppo tardi. E quindi ci informa, cioè informa i lettori di Repubblica, il procuratore, che di fronte alla gravità del problema, in assenza di iniziative legislative, quindi colma questa lacuna. Un anno e mezzo fa la Procura di Roma ha impartito precise direttive alla Polizia Giudiziaria e ai magistrati per limitare la trascrizione delle intercettazioni. La trascrizione, non le intercettazioni, per limitare la trascrizione delle intercettazioni. Le intercettazioni le continuiamo a fare. Primo passaggio indispensabile per portare gli atti a conoscenza di tutti gli interessati. Altre procure hanno adottato direttive analoghe, tanto che il Consiglio Superiore della Magistratura ha emanato una circolare che va nella stessa direzione. E qui c'è la chiusa finale.
il concetto di rilevanza ai fini di indagine di una conversazione intercettata va però definito in relazione al caso concreto. Sarà ben difficile, per esempio, ritenere irrilevanti i contatti, anche se di per sé di contenuto lecito, di un mafioso con amministratori e uomini politici, o quelli di un faccendiere al centro di una rete corruttiva con imprenditori e pubblici funzionari. Sì, ma il punto è stabilire quando puoi definire quel soggetto mafioso, se cioè devi aspettare una sentenza che lo confermi, che lo asseveri, che lo conclami, o se puoi tu, procuratore della Repubblica, stabilire che quel soggetto è mafioso. E quindi, sulla base di questa giustificazione, sottoporre i suoi contatti a censura, anche se di contenuto lecito, come dice il buon Pignatone. Ma dottor Pignatone, forse in questo articolo non sarebbe stato male di parlare anche di quelli che debbano essere i limiti delle intercettazioni telefoniche o delle persone da intercettare. Intendiamoci, i limiti li fissa la legge. Ci sono, che se ne lamenti il procuratore della Repubblica e dica che il legislatore dovrà colmare queste lacune. I limiti ci sono. Ma per esempio, quando sul tavolo del procuratore della Repubblica arrivano informative come quella del ROS, in cui è scritto: il 19 ottobre 2011 venivano registrate alcune, più di una, conversazioni tra Carminati Massimo e l'avvocato Naso, verosimilmente Naso Giosuè, avvocato del Foro di Roma, nato il 5 luglio del 47, sono io, confesso, con studio legale, eccetera, già difensore di fiducia di Carminati Massimo in diversi procedimenti penali, dalle quali emergeva che quest'ultimo sospetta di essere sotto controllo da diversi giorni e, temendo un imminente provvedimento restrittivo nei suoi confronti, si rivolge a più riprese al suo avvocato. Ma pensa un po', si è rivolto al suo avvocato. Ma che strano sto Carminati. E quella volta ero io, tu ancora eri il secondo difensore di Carminati. Per informarlo: avvocato, la volevo avvisare, siccome qualche giorno a vista proprio sono controllato, la volevo avvisare in maniera che così qualunque cosa succede, penso che ci sia qualcosa di imminente, e per sapere se ci sono novità. Avvocato, volevo sapere se c'è qualche novità, se vengono domani mattina la chiamo. Certo, Massimo, io mi senti, sì, non ti riconosco più. Invece di dirmi: avvocato, io mi squaglio perché non mi voglio far arrestare, mi dici: se vengono domani mattina io la chiamo. Insomma, la chiamo se mi fanno chiamare, tanto il telefono sarà intercettato. Carminati, manco tu sei più quello di una volta. Ma a qualcuno, quando si dirà è un'iniziativa del ROS,
può darsi, ma questo arriva sul tavolo del magistrato, no? Questo arriva sul tavolo del magistrato. Il magistrato lo legge. A qualcuno non ha appunto vaghezza di chiamare il capitano Mazzoli o il maggiore Di Gangi e dire: ma che state facendo? Ma che cosa vi passa per l'anticamera del cervello? Censurate le conversazioni di un indagato con il proprio storico difensore? Ma siete impazziti? Pare di no, perché ce ne sono altre, perché lo storico difensore poi trova sul pianerottolo del suo studio, sistemata e camuffata nella cabina dell'ascensore, una cimice. Perché Carminati, quando veniva a studio del suo avvocato e voleva conferire privatamente, segretamente, vi piace questo termine, segretamente, com'era suo sacrosanto diritto, aveva preso l'abitudine di dire: avvocato, le dispiace, andiamo sul pianerottolo. Abbiamo trovato una cimice. Questi sono pazzi. Lei personalmente penso di no. Non è stata messa in questa indagine, quindi in un'altra indagine chi l'avrà messa? La finanza? La squadra mobile? Ma se lei riesce a darmi qualche notizia non è che mi dispiace. Guardi, a me poi non me ne può fregare di meno. La verità è questa, Presidente, la verità è questa. Io sono strafelice perché faccio una vita di una banalità incredibile. Lavoro 16 ore al giorno, arrivo a Viacola di Rienzo la mattina alle 6:15. E normalmente io passo per Corso Francia, perché vengo dal comune di Castelnuovo di Porto, alle 6:15, normalmente, vedevo nella stazione di servizio di Lacopo, già Lacopo lì a lavorare, alle 6:15, e quando rientravo a studio la sera, da studio alle 21, c'era ancora Lacopo! Che si faceva un mazzo così! Il mafioso Lacopo! Lavoro 16 ore al giorno, non sniffo cocaina, non vado dietro le ragazzine, sono ancora innamorato di mia moglie, pensi un po'. Ci concediamo qualche puntata enogastronomica, sì, ci andiamo a mangiare i tartufi quando è stagione di tartufi, ma vengano dietro quanto gli pare e piace, non me ne può fregare di meno. Ma restino un minimo in imbarazzo, perché queste sono cose, queste sì, da polizia stalinista, queste sì da polizia fascista, e si riempiono la bocca ipocritamente. E i pedinamenti di Ippolita, neanche quelli avete fatto voi? Ecco, è nel fascicolo io ho trovato i pedinamenti di Ippolita, e anche su quello non mi risulta che ci sia un richiamo a questi signori, non mi risulta. Peraltro, quando anche ci fosse stata, quando anche fosse stata una iniziativa della polizia giudiziaria, la responsabilità è sempre la vostra. Se un mio collaboratore fa una cappellata, io ci metto la faccia. Non mi sono mai riparato dietro
la responsabilità di altri. E così veniamo. Presidente, io vado avanti tranquillamente, ma se il collegio è stanco... Prego, avvocato, vado avanti. Il parallelismo con Pecorelli si fermerà solo a quello che ho già detto, perché per Pecorelli intrattenni e deliziai la Corte d'Assise per 17 ore, cosa che non ho nessunissima intenzione di fare qua. Quindi, ma se il collegio ha bisogno di me lo dica subito. Allora, e veniamo all'associazione di stampo mafioso. Avvocato, forse è un momento di pausa prima che lei inizi a trattare questo tema, e va bene, facciamo 10 minuti di pausa. Va bene, va bene. E poi riprendiamo. Presidente, signori del Collegio, adesso vorrei affrontare il tema, secondo me, centrale di questo processo, l'associazione di stampo mafioso, soprattutto in chiave critica per come lo ha affrontato la Procura nella sua requisitoria scritta, e poi mi avvierò alla conclusione, perché certo non mi soffermerò sui fatti specifici, perché se no rischio, come dice il mio amico Tonino Moriconi, di rovinare quanto di buono fatto da Ippolita, e non voglio correre questo rischio. Mi ha proprio diffidato dal discutere, dice, perché tu lo so, rovinerai quanto di buono ha fatto Ippolita. Al di là degli scherzi, credo che alcune osservazioni si impongano sul reato di stampo mafioso, che è appunto il cuore del processo che ci occupa. Prima di affrontare questo tema, nel quale sarò un po' polemico, insomma, ma va. Però voglio offrire un attestato di stima e di considerazione per il dottor Tescaroli, perché se lo merita tutto. Lo dico, lei non si ingelosisca, ma ecco, niente, lei niente proprio. Perché, come dire, gli hanno lasciato il cerino in mano, gli hanno affidato il compito più gravoso, che è quello di sostenere il dibattimento, di confrontarsi con questo popò di collegio difensivo, e sarebbe sciocco e ingeneroso non riconoscere che il dottor Tescaroli ci ha messo la faccia e l'impegno come nessun altro dell'ufficio di procura ci ha messo. Questo bisogna dirlo. Ovviamente non le risparmierò tutte le critiche che ho in animo di fare alla impostazione data al reato associativo. Ci sono dei passaggi che non, io mi rendo conto che infliggervi letture, soprattutto alla fine della discussione, alla fine del processo, quando uscimmo a rivedere le stelle,
quindi riproporvi qualche profilo dell'inferno vi costerà fatica, ma alcuni passaggi di queste 3-4 paginette le devo leggere per forza. Mafia Capitale sarebbe un'associazione che presenta caratteristiche proprie, solo in parte assimilabili a quelle delle mafie tradizionali e agli altri modelli di organizzazione di stampo mafioso, ma che va ricondotta al paradigma del 416 bis, in quanto si avvale del metodo mafioso, ovvero sia della forza di intimidazione derivante dal vincolo d'appartenenza per il conseguimento dei propri scopi. Presenta in misura più o meno marcata taluni indici di mafiosità, quindi taluni, non tutti, ma non sono essi gli indici di mafiosità a esprimere il proprium dell'organizzazione criminale, perché la forza di intimidazione del vincolo associativo, autonoma ed esteriorizzata, e le conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano sono generate dal combinarsi di fattori criminali, istituzionali, storici e culturali che delineano un profilo affatto originale e originario. Quando si fa una affermazione così articolata e, mi si passi il termine, così impegnativa, qui stiamo parlando di un'organizzazione criminale di stampo mafioso in cui si sono combinati fattori criminali, e va bene, è questo, istituzionali, e qui la cosa comincia a farsi delicata, storici e culturali, che delineano un profilo affatto originale e originario. Bisogna farsi carico e indicare a che cosa ci si riferisce. Ora, sui profili, fattori criminali, vabbè, non ci vuole tanta fantasia, ma quelli istituzionali, a quali ci si riferisce? E quelli storici? E ancora quelli culturali? Originale, perché l'organizzazione criminale presenta caratteri suoi propri, in nulla assimilabili a quelli di altre consorterie note. Quindi sta revocando quello che ha detto un attimo prima, perché un attimo prima dice caratteristiche proprie, sì, ma assimilabili a quelle delle mafie tradizionali e di altri modelli di organizzazione di stampo mafioso. Quindi una sorta di parallelismo, una sorta di riconduzione a schemi di stampo mafioso di natura, diciamo così, tradizionale, conosciuta, ce la stiamo per aspettare. E invece subito dopo dice no, presenta caratteri suoi propri nulla assimilabili. Sta contraddicendo quello che ha detto un paragrafo prima. E ancora, presenta taluni indici di mafiosità, non tutti, ma taluni. Quali? Ha il dovere di dircelo, anche per consentirci di difenderci. Noi ci dobbiamo difendere. Il profilo della contestazione è tutto qua. La contestazione ha da essere puntuale, non per amore di precisione, per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa. Quindi originale, perché l'organizzazione presenta caratteri in nulla assimilabili. Originario, perché la sua genesi è propriamente romana nelle sue specificità criminali ed istituzionali. Allora, se la sua genesi è propriamente romana, forse se il dottor Pignatone avesse indicato anche un sostituto romano
non avrebbe fatto male, perché questa realtà propriamente romana è affidata alla conoscenza di un napoletano, di un vicentino, e ho detto tutto, e di due siciliani. E no, a lei pare, e invece sapesse quanto è importante. Dottor Tescaroli, ma lei è mai andato in un ufficio postale a pagare un bollettino di conto corrente? Lei è mai andato in una CUP della ASL a prenotarsi una visita specialistica? Lei è mai andato ad un mercato rionale di Roma? Dottor Tescaroli, lei ha mai messo piede in uno stadio a Roma? Poche settimane fa Totti ha dato l'addio al calcio nell'ultima partita di campionato. Finalmente. C'era un padre di famiglia con i suoi due figli vicino, quello probabilmente era un pubblico impiegato, eccetera, che ci aveva uno striscione, testa, e Brugia si starà commuovendo adesso a Terni, che sono due incalliti romanisti, Testa e Brugia, sul quale aveva scritto: speravo de morì prima. Presidente, questo è il romano, cioè uno che ci prende per i fondelli, perché quello non darebbe un minuto della sua vita per vedere Totti, e perché quelli che fanno la fila alla posta, se lei li sente, sono capaci di tutto. Ah, io moglie faccio questo, io moglie dico quell'altro. A proposito, prima glielo dicevo, non legga il romanesco lei. Lei ci ha fatto stare male. Noi, quando lei leggeva in romanesco, stavamo tutti male, come sulle uova. Non è cosa per lei. Non sto, cioè, la romanità è una cosa tutta particolare. Chi non è stato a scuola a Roma, chi non è stato alle elementari, chi non è stato al liceo, chi non è stato all'università a Roma, queste cose non le può capire. I colloqui che si fanno nella pompa di benzina di Lacopo, voi non li potete capire, perché non avete la capacità di dare il taglio a tutto quello che si dice. Non avete la capacità di rendervi conto di quante fregnacce si dicano tra di loro. Solo voi potevate prendere sul serio Mondo di Mezzo. Ma l'avete letta tutta Mondo di Mezzo? Solo voi la potevate prendere sul serio. Un romano ci rideva sopra, diceva: questi sono cazzari. Mondo di Mezzo. Stanno parlando. E a un certo momento uno dice: ma la storia che si avvicina di più qual è? La serie? Stanno parlando di programmi televisivi. Lo devi chiedere a Massimo. E beh, è l'autorità per stabilire la fiction più. E chi può essere? Massimo Carminati. E Massimo, che non si sottrae. È romanzo criminale. E beh, l'ha scritto il suo amico De Cataldo. Ma il film o la serie? Il film o la serie? Sì, la serie era, no, sicuramente il film, ma poi il libro è abbastanza veritiero, il libro di De Cataldo è abbastanza, dice Massimo. Interviene: il film, la fiction, eccetera, ma tu l'hai vista? Sì, su Sky, History Channel,
è la vera banda della Magliana, quella è la storia vera, non lo dice Carminati. Te devo dire la verità, a me mi è piaciuta la storia vera, no per Massimo, ma per me sì. No, a me che me ne frega, dice Massimo, quella è la storia vera. Poi piaccia o non piaccia, la storia vera, quella su History Channel, Carminati. Vabbè, ma quella è una cosa processuale, dice Carminati, cioè evidentemente si sono attenuti di più. Ma me so vista quella, me so vista quella. È normale che processualmente ci stanno delle inesattezze, è ovvio, dice Carminati. La storia vera, vuoi non vuoi, la storia si ripete per forza, eccetera. E poi si passa dopo varie incomprensioni, è profondo come di Costanzo, che quello faceva la lotta alla cocaina, alla droga, hai visto come stava? Mortacci tua! Ecco, detto da lei sarebbe una cosa da ridere, mortacci tua, ma qui ci stava mortacci tua, detto da loro e col romanesco. No, ma noi era un amico nostro che gli entrava la roba. Quindi stiamo parlando di asserita. Asserita. A me dispiace pure perché io non sono un untore, non me ne frega niente dei vizi privati di Costanzo, figuriamoci quanto me ne può fregare. Ma qui si sta parlando di, a noi era un amico nostro che gli entrava la roba, cioè quello, c'è stava questo amico nostro, non sta parlando Carminati, che per, io lo accompagnavo e lui faceva, aspetta un attimo che salgo sopra e sto ciccione, e gli portava a o, gli faceva a o. E qui Massimo, no, audio insufficiente, di mezzo stanno, come si dice, i vivi sopra e i morti sotto, cioè vede il collegio che cos'è che provoca quell'argomento, che cos'è che provoca quella digressione. Stiamo parlando di asserita cocaina fornita a un uomo di spettacolo tramite uno di questi giovanotti. No, di mezzo stanno, come si dice, i vivi sopra e i morti sotto. Ah beh, certo, e noi stiamo nel mezzo. E certo, allora vuol dire che ci sta un mondo in mezzo in cui tutti si incontrano e dice, cazzo, non è possibile che quello, non è possibile, che ne so, che un domani io possa stare a cena con Berlusconi. Ma di che cosa stiamo parlando? Il mondo di mezzo, questo incontro inquietante di soggetti che fanno parte della teppa, eccetera, che si incontrano con i ma di che cosa stiamo parlando? Sono quattro fregnacciari che stanno lì e non sanno come impiegare il loro tempo. Quattro fregnacciari. Certo, è impossibile, certo, dico come idea. È quella che il mondo invece tutto si incontra, dice Carminati, certo. Hai capito? Allora, le persone di un certo tipo, di qualunque cosa, si incontrano tutti là. Questa è la filosofia spicciola, sono pillole di esperienza di vita. Asserita esperienza di vita che Carminati propina a questi che gli stanno intorno e lo guardano beati. Ma perché lo guardano beati? Perché ricorda loro Romanzo criminale, perché ricorda loro l'opera letteraria di Giancarlo De Cataldo, di un giudice che lo ha giudicato. E che ci ha scritto i libri sopra. E non avrebbe dovuto farlo. E non avrebbe dovuto
farlo. Si incontrano tutti là, bravo, li incontrano tutti là, stai lì, ma non per una questione di ceto, è una questione di merito, allora lì in mezzo, anche la persona che sta sopra al mondo, deve essere che qualcuno nel sottomondo gli faccia delle cose che non gli può fare nessuno. Certo, questa è la cosa, certo, e tutto si mischia, capito? E sono cose che la gente non sa, non capisce. Io una volta me le so insufficiente registrate, ma lei la conosce la... io la conosco bene, io gli dissi, ma lei la conosce questa teoria qua? Il mondo, ma io la conosco bene, dico, ma lei la conosce, io la conosco, mi ha detto, io lo so che lei la conosce molto bene, le domande finiscono qui. Fatelo di da Bruno. Dottor Tescaroli, chi era Bruno? Giordano. Bruno chi era? Fatelo di da Bruno, ancora ride. Se lei conosce quella teoria, mi sa che le domande finiscono qui, soprattutto le risposte. Le domande lei può fare quelle che vuole, le risposte. Allora, Bruno. Che c'era e si ricorda, intanto non certifica che il dialogo sia andato proprio così, perché chi racconta poi, essendo romano de Roma, sente il bisogno di pavoneggiarsi. Ma lo sa chi era il magistrato, dottor Tescaroli? Lo sa, lo avete accertato con i... Ah, il capitano Mazzoli glielo ha accertato? Vuole che glielo dico? In un orecchio? Pubblicamente, dillo a tutti. Era il dottor Sica. Ancora lui, inquietante. Ho capito, ma era un collega suo, mica dei Carminati, eh? E questo è il mondo di mezzo, il manifesto programmatico dell'Associazione Mafia Capitale. E qui, per favore, ma se è indiscutibile che la sua diagnosi sia frutto dell'utilizzazione scevra da pregiudizi, nel senso più anodino del termine, di quello che in dottrina è stato definito un modello di tipizzazione contenuto nell'ultimo comma dell'articolo 416 bis, deve escludersi che la sua genesi sia recente e reputarsi che essa sia radicata da tempo, mentre deve ritenersi che essa sia stata investigativamente colta nella fase evolutiva propria delle organizzazioni criminali mature che fruiscono ai fini dell'utilizzazione del metodo mafioso di un'accumulazione originaria criminale già avvenuta. Che vuol dire? Cosa vuole dire? Sembra un film di Verdone, sembra che stia parlando un personaggio di un film di Verdone. Io non ho capito. E ancora, ma veramente qui ci sono delle cose che sono paradossali. Muovendo da quanto condivisibilmente è stato ritenuto in dottrina, però non ci si dice chi è l'illustre e raffinato giurista che sosterrebbe questo, secondo cui, virgolette, ogni associazione di tipo mafioso ha alle spalle un precedente, concettualmente distinto, sodalizio matrice, con originario programma di delinquenza in parte finalizzato proprio alla produzione della carica intimidatoria autonoma, finalità apprezzabile e riconoscibile peraltro solo a posteriori, cioè a metamorfosi avvenuta e dopo la consunzione del sodalizio matrice nella nuova entità di tipo mafioso.
Calvio che cosa ha capito di tutto questo? Calvio si deve difendere da questa accusa, deve essere messo nelle condizioni di dire: no, io non c'ero, no, io non ho partecipato alla consunzione del sodalizio matrice. Lo deve capire. Non stiamo facendo un convegno, non stiamo facendo un seminario, siamo in un'aula di giustizia per la quale si rischiano 28 anni di reclusione. A usare metafore, ma quali metafore? Io voglio fatti, voglio che tu mi metta nelle condizioni di prendere le distanze da quel fatto. Non voglio una metafora, il fotogramma di Mafia Capitale, ossia la sua considerazione sincronica, rivela un gruppo illecito evoluto che si avvale della forza di intimidazione derivante anche dal passato criminale di alcuni dei suoi più significativi esponenti. La pellicola di Mafia Capitale, ossia la sua considerazione di evidenzia un gruppo criminale che costituisce il punto d'arrivo di organizzazioni che hanno preso le mosse dall'eversione nera. Ma di che state a parlare? Ma li avete fatti quei processi? Li avete fatti quei processi? NAR 1, NAR 2, terza posizione, costruiamo l'azione, Movimento Rivoluzionario Politico, MR, li avete fatti tutti questi processi? L'avete fatto il processo della strage di Bologna? L'avete fatto, sì o no? Li avete lette quelle sentenze? Li avete letti quegli atti? Io ci ho buttato il sangue per 25 anni e sono in condizioni di capire che state scrivendo un cumulo di sciocchezze. E fumo negli occhi, è per questo che dovreste essere più risentiti voi di noi. La realtà criminale romana, che è invece sempre stata caratterizzata da un'elevata fluidità nelle relazioni criminali, dall'assenza di strutture organizzative rigide, compensata dalla presenza di figure carismatiche di grande caratura criminale, quale Ernesto Diotallevi, Michele Senese Zi Michele, Massimo Carminati, il pirata e il cecato. Allora, anche qua, io sfido tutti e cinque i procuratori della Repubblica che si sono occupati, il procuratore capo, l'aggiunto in servizio permanente effettivo, l'aggiunto di complemento, il mancato aggiunto e il sostituto. È venuto lei, se veniva Ielo me la pigliavo con Ielo, è chiaro, no? Allora, mi debbono indicare uno dei cinque, o tutti e cinque. Guardate che sembra una banalità, non lo è affatto, Presidente. Qual è il processo nel quale Massimo Carminati viene definito o il pirata o il cecato? Non ce n'è uno! E questo dimostra che i processi si fanno con quello che scrivono quei signori lì, con quello che scrive quel delirio abbate, che se non ci fosse stato Carminati sarebbe con le pezze al sedere. Il pirata, quale pirata? Il cecato, quale cecato? E poi è un problema di rispetto della dignità. Non porta una benda per apparire fascinoso, porta una benda perché gli hanno sparato in faccia mentre era armato di una patente falsa. Dottor Cascini, già gliel'ho detto quando lei mi disse impropriamente che era stato ferito in un conflitto a fuoco. No! Scese dalla macchina con le braccia così
e gli si andò di fronte a bruciapelo, gli si sparò in faccia. Eccesso colposo nell'uso di armi, legittima difesa, amnistia del 1986. Io li ho fatti quei processi, voi non potete parlare se non li conoscete quei processi, armato di una patente falsa e caduto nel trabocchetto che gli ha teso Cristiano Fioravanti, Cristiano Fioravanti che si era pentito e aveva indicato ai camerati i passaggi per il vicolo del Gaggiolo, assumendo che era un valico non controllato, su indicazione degli agenti della Digos di Roma, che si sono fatti trovare là e gli hanno sparato. E sapete perché gli hanno sparato? Carminati doveva morire, e sapete perché doveva morire? Perché doveva diventare da morto l'autore della strage di Bologna. Questa è la verità vera! Doveva diventare l'autore della strage di Bologna. Se volete cercare rapporti equivoci con istituzioni e quant'altro, con ambienti istituzionali e quant'altro, cercate in quella direzione, cercate in quella direzione. Per la sua inabilità, non merita un minimo di rispetto, anche Carminati. Il cecato è nel romanzo criminale, il cecato è nei filmati e diventa un elemento di caratterizzazione in questo processo. Ma stiamo scherzando? Ma vi rendete conto con che cosa si è fatto questo processo? Oggetto di prova sono i fatti che concernono la imputazione, articolo 187 del codice di rito. I fatti che concernono la imputazione, e ci si dice che addirittura la fama sinistra di Carminati nasce più dalle sue assoluzioni che dalle sue condanne. Ma li avete fatti insieme a noi quei processi, li siete andati a leggere, siete andati a leggere come era stato coinvolto nel processo Pecorelli, come era stato coinvolto nel processo della strage del depistaggio. Stiamo ancora... Presidente, nei processi di Carminati, quando Carminati viene assolto, vengono condannati carabinieri, ufficiali dei carabinieri. Nel processo del depistaggio di Bologna vengono condannati ufficiali dei carabinieri, alti ufficiali, colonnelli e generali. Nel processo del Cavò, dove ci sarebbe la lista, le fesserie che scrive, con i quali ci fa i soldi, Delirio Abbate. Bene, lo sapete perché sono state aperte? Intanto perché si è fatto il furto al Cavò di Piazzale Clodio, perché i carabinieri, quelli del nucleo traduzioni che avevano stanza all'interno del Palazzo di Giustizia, avevano provato a fare il furto in Cassazione, all'Agenzia della Cassazione, e siccome sono carabinieri non c'erano riusciti, e allora si sono rivolti a un cassettaro, Virgili, Stefano Virgili, il quale ha detto: ma perché farle in Cassazione che c'è un'agenzia piccola, facciamola a Piazzale Clodio che l'agenzia è più grande. Certo,
Oltretutto i carabinieri dicono: potete contare su 2 giorni di tempo, perché il cambio della guardia si fa il lunedì mattina, e questo consente di organizzare il furto introducendosi il venerdì notte, nella consapevolezza di restare sabato e domenica. Poi invece, proprio quella settimana, il capitano decide di cambiare i turni. Il cambio di turno non si fa più il lunedì mattina, ma la domenica mattina, e quindi improvvisamente si trovano nella necessità di operare avendo a disposizione una notte e non 2 notti. Questo è il segreto, ma bastava leggere la sentenza. Bastava leggere la sentenza. E questa necessità di dover fare in fretta, questa necessità di dover fare in fretta, ha fatto in modo che venissero forzate, aperte le cassette che non resistevano al primo impatto. La lista, quale lista? Quale lista? Quelli cercavano i soldi, i gioielli, punto. Quali documenti? Ammesso e non concesso che i magistrati che avevano lì una cassetta di sicurezza avessero documenti riservati, ma riservati di che? Lattanzi aveva qualcosa che lo potesse esporre al ricatto? Vogliamo sostenere questo? Ma non ci si rende conto di quanto sia offensiva un'impostazione del genere verso fior di galantuomini, verso persone che stanno ricoprendo cariche istituzionali? Ancora si continua a dire questo. E questo lo potete censurare solo voi, perché le mie parole, voi pensate che domani su qualche giornale ci sarà scritto qualcosa in proposito? Non vi illudete, per favore, non vi illudete. Ci sarà la foto di Ielo, come al solito, e poi si dirà che io, non so, ho sproloquiato, ho attaccato, eccetera, dando sfogo alla mia vis polemica. Punto. La vostra sentenza può restituire a queste persone quel minimo rispetto che meritano. Le origini di Mafia Capitale, la banda della Magliana e le versioni nera. Allora, abbiamo detto che sul piano soggettivo, hanno detto che sul piano soggettivo Mafia Capitale si è strutturata prevalentemente attorno alla figura di Massimo Carminati, il quale ha mantenuto e mantiene stretti legami con soggetti che hanno fatto parte della banda della Magliana e che comunque le gravitavano intorno. Chi? Chi? Riccardo Bruggia? Mai imputato. Fabrizio Franco Testa? Mai imputato. Salvatore Buzzi? Mai imputato. Cristiano Guarnera, Giuseppe Ietto, Agostino Gaglianone, Franco Panzironi, Carlo Pucci, Roberto Lacopo, Matteo Calvio, Nadia Cerrito, Claudio Caldarelli, Carlo Maria Guarani, Alessandra Garrone, Paolo Di Ninno, Rocco Rotolo e Salvatore Ruggero. I calabresi, in questo processo i calabresi, ma che ci azzeccano? Cioè, se si vuole introdurre una figura criminosa, una circostanza aggravante, riconducibile alla calabresità, allora sono d'accordo. Io, che sono di origine calabrese per parte di padre, dico: i calabresi di per sé debbono pagare un prezzo per essere calabresi, ma finché non si fa questo, e non si potrà fare mai, ma questi stanno in galera da 2 anni e mezzo,
Perché? Per cosa? Ogni tanto ce lo diciamo, Ippolita, leggiamo gli altri. Ma questi, oltre che essere calabresi, quali colpe hanno? Sul piano oggettivo, Mafia Capitale risulta aver mutuato dalla banda della Magliana alcune delle sue principali caratteristiche organizzative, quali il legame con appartenenti ai movimenti eversivi della destra romana. Legame che si vedrà più avanti sembra essersi evoluto in parallelo all'evoluzione di alcuni dei principali esponenti di quel movimento, divenuti nel frattempo rappresentanti politici o manager di enti pubblici economici. Il perdurante legame con la malavita di strada, vale a dire con soggetti dediti a rapine, traffico di stupefacenti, usura. Cioè chi? Ci si deve dire chi? Per metterci nelle condizioni di difenderci. Non serve ai fini che qui interessano stabilire se la banda della Magliana possa storicamente definirsi come organizzazione di stampo mafioso, questione rimasta controversa negli esiti giudiziari. Ma controversa in italiano che cosa vuole dire? È una questione rimasta controversa? Sì? Quindi le sentenze passate in giudicato non contano un accidente per voi. È stato sufficiente che in una occasione qualcuno abbia detto è un'associazione di stampo mafioso. Poi se annullano, non conta niente. Cioè è sufficiente che uno abbia commesso un errore in punto di diritto e in punto di fatto per lasciare la questione controversa. La forza di intimidazione dell'organizzazione che ci occupa si avvale di quella derivazione come strumento di rafforzamento della caratura e della immagine criminale dei suoi associati, sfruttando anche il successo mediatico di quella organizzazione, successo che ne ha indubitabilmente sancito, almeno nell'immaginario collettivo, che però ciò che conta in questo tipo di delitti il carattere di mafiosità. Cioè la mafiosità asseverata sulla base del successo mediatico di quella organizzazione. Perché De Cataldo ci ha fatto i soldi? Perché ci ha fatto i soldi. Con il suo libro ci ha fatto i soldi. Ma è inutile che ci nascondiamo dietro un dito. Ha fatto più edizioni di quel libro, se hanno fatto un soggetto di film, se hanno fatto una fiction televisiva, eccetera, tutto questo, ma per carità, se lo stramerita, non merita, stramerita, ma non ci si venga a dire che il successo conseguito in questo modo, in questa forma, in questo mezzo, consente di accrescere nell'immaginario collettivo il carattere della mafiosità dell'associazione. Ma Mafia Capitale, qualunque sia il rapporto di derivazione con la banda della Magliana, ha assunto una fisionomia del tutto originale, raggiungendo uno stadio di evoluzione avanzato nel quale il ricorso alla violenza e ai reati tipici dell'organizzazione mafioso è ridotto al minimo indispensabile e il core business dell'associazione è rappresentato dagli affari e dagli appalti pubblici. Allora, anche qui si sta rimangiando quello che ha detto prima, perché se addirittura prima stiamo parlando di un'organizzazione armata e per questo temibile e temuta, che ha capacità di rifornirsi di strumenti di morte al più alto livello,
pagina 36, e poi dire che ha una fisionomia del tutto originale, non ha bisogno del ricorso alla violenza, perché il suo nodo centrale dal punto di vista dell'economia è rappresentato dagli affari e dagli appalti pubblici, significa rimangiarsi quello che si è detto prima, o perlomeno affermare tutto e il contrario di tutto. L'organizzazione ha in qualche modo sviluppato e messo a sistema quelle che erano le caratteristiche e il ruolo del suo capo all'interno del sistema criminale romano degli anni Ottanta, cioè quello di trade union, tra mondi apparentemente inconciliabili, quello del crimine, quello dell'alta finanza e quello della politica. Cioè, ci si vuol fare qualche nome? No, siccome negli anni Ottanta, la gran parte degli anni Ottanta, Peppino te lo ricorderai, Carminati li ha trascorsi o in carcere o in ospedale, giusto? Allora, ci si vuol dire quali sono gli esponenti del mondo del crimine, del mondo dell'alta finanza e della politica, per i quali e in forza dei quali e nell'interesse dei quali Carminati avrebbe rappresentato il trade union? Lasciamo perdere la intercettazione di cui abbiamo già parlato. E veniamo ad un ultimo aspetto . Dunque si è detto da parte della Procura che, a differenza delle tradizionali associazioni, come dire, i cui componenti ricevono gratificazione criminale dal fatto di appartenere a quelle determinate associazioni, qui sarebbe avvenuto un fenomeno inverso, e cioè l'associazione che acquisisce una sua qualifica, una sua natura di mafiosità, soprattutto con riferimento al metodo mafioso, dalla personalità del suo capo indiscusso. Ci è stato detto più volte, sia dagli ufficiali di polizia giudiziaria, sia nel corso della requisitoria dai pubblici ministeri, che è la fama di Carminati, appunto, addirittura accresciuta anche dai processi nei quali è risultato assolto o estraneo all'addebito che gli veniva mosso, che conferisce quel carattere equivoco ma comunque intimidatorio a chi abbia a che vedere, a che fare con i membri di questa associazione. Si dice, pagina 43 della memoria, della requisitoria, che la figura criminale di Massimo Carminati ha assunto una connotazione sinistra anche per essere stata processualmente e di riflesso mediaticamente, ma rileva, cioè deve rilevare in una valutazione di carattere penale i riflessi processuali, e va bene, ma anche di carattere mediatico, associata a taluni fatti che hanno segnato la cronaca nera del dopoguerra. È nato nel 58, quindi una prima parte del dopoguerra, purtroppo poi pensiamo che fino all'asilo, insomma, fino all'asilo non credo, asilo anche alle elementari, dai. E intorno ai quali, anche laddove ne sia stata esclusa la sua personale responsabilità, e vabbè, non si è mai dissolto quell'alone di mistero
alimentato da un lato dal non esaustivo esito dei processi. Ma come si fa a scrivere dell'opera di colleghi? Perché di questo si tratta, che l'esito dei processi istruiti e conclusi da altri magistrati non è esaustivo, che hanno lasciato in ampia parte insoluti gli interrogativi sull'identità dei responsabili e sulle finalità recondite dei loro atti. Cioè, mo capisco che cosa sostiene giustamente oggi Pier Camillo Davigo. Non esistono sentenze di assoluzione. In quelle sentenze il pubblico ministero non è stato capace di trovare le prove di responsabilità. Testuale, vero? Non sto dicendo una cosa che mi invento io. Detto a porta, l'ho letto perché non guardo porta a porta. Non esistono persone, ma esistono processi nei quali il PM non è bravo e non è capace di trovare le prove di responsabilità. Io mi domando come... Vede, dottor Cascini, lei è DMD. Io ho la patacca del fascista, quindi me la porto dietro da 40 anni, dovrei essere lontano un miglio. Bene, più, mi allontano, sia tranquillo, li mandi al confino. I magistrati con i quali nei miei anni 80, 70, 80, 90 io ho ottenuto rapporti di maggiore dimestichezza e di maggiore erano magistrati di MD, ma io fatico a riconoscere in lei il compagno di associazione di Franco Marroni, per esempio. Io fatico a riconoscere in lei il compagno di associazione di Ottorino Gallo, per esempio, di Gabriele Cerminara, per esempio, di Franco Saraceni, per esempio, e di Luigi Saraceni, per esempio. Io fatico. Perché, stranamente, con quei suoi vecchi colleghi io mi trovavo in sintonia culturale, professionale, umana. Il più bel complimento che io ho ricevuto in Corte di Cassazione l'ho ricevuto da Franco Marroni, quando mi incontrò il giorno dopo un ricorso di omicidio, lui era la quinta, e mi disse, vedi, in ascensore, non me lo dimenticherò mai, vedi, ho detto ieri, ho fatto notare ai colleghi in Camera di Consiglio quanto tu sia stato bravo, perché hai parlato del fatto fino a un momento prima che il Presidente ti potesse richiamare. E dice, nel processo penale è impossibile non parlare del fatto, anche in Cassazione, ovvio, ma tu hai avuto l'abilità di farlo fino a un momento prima che il Presidente dicesse, avvocato, sta smodando nel fatto, eccetera. Queste sono cose che io metto nel portafoglio della mia memoria, come cose... alle quali ricordi, ai quali rendere quotidianamente omaggio. Ma io fatico a riconoscere gli attuali rappresentanti di Magistratura Democratica in queste persone. Ormai pensate solo a politica giudiziaria, a posti, a nomine, a distruggere processi di questo genere, ai riflessi extraprocessuali che possono avere i processi.
Presidente, io ci credo ancora. D'assolto quell'alone di mistero alimentato da un lato dal non esaustivo esito dei processi, che hanno lasciato in ampia parte insoluti gli interrogativi sull'identità dei responsabili e sulle finalità recondite dei loro atti, e dall'altro dalla contestuale implicazione di personalità istituzionali. Quali? Quali sono le personalità istituzionali? O de vein? Allora potevate andare un pochino più avanti e vedere un po' se forse alle spalle di Odevein c'era qualchedun altro. In ragione delle loro supposte responsabilità nei fatti stessi, ovvero nelle altrettante nebulose ipotesi di depistaggio che hanno ostacolato la ricostruzione dei fatti. Quali? E qui c'è il mito dell'impunità, il furto del cavò, in cui appunto si riassumono delle cose che non stanno né in piedi né in terra, che vi siete letteralmente inventati. Alcuni particolari aspetti di oggettiva gravità, la valenza simbolica del luogo, e questo ci sta. Le modalità esecutive, sintomatiche di un'inquietante capacità di penetrazione corruttiva fin dentro il palazzo di giustizia. Ma chi è stato corrotto? I carabinieri? L'avevano organizzato loro! Loro l'hanno organizzato! Indicatemi la contestazione di corruzione nei confronti dei quattro carabinieri. Un dipendente dell'agenzia di credito, Sembroni, è un altro di quelli che con i carabinieri l'aveva organizzato, ed è quello che indicava la lista. Ma quale lista? C'era Sembroni che diceva: queste appartengono a questi tizi, che si presume siano persone abbienti, queste li puoi pure lasciare da parte perché tanto è dell'avvocato Naso e quello è un poveraccio. Non sono un poveraccio, per fortuna, non lo ero nemmeno nel 99, ma insomma. La sottrazione di atti e documenti riservati. Alcune delle cassette di sicurezza erano la disponibilità di magistrati in servizio nel distretto, che ha dato adito al diffuso convincimento delle finalità in parte ricattatorie. Ma io se fossi, per esempio, Lattanzi, l'avrei querelato per diffamazione. La cernita selettiva delle cassette operata in base a una lista preordinata, circostanza ricavabile dalle dichiarazioni confessorie di uno degli imputati. Ebbene, tutto questo contribuisce ad accrescere la fama sinistra di Carminati e quindi, sovvertendo appunto quello che normalmente avviene, e cioè che la capacità di intimidazione del soggetto nasce dalla sua appartenenza all'associazione di stampo mafioso, qui la mafiosità dell'associazione nasce dalla personalità negativa dell'imputato. Carminati, pur sottintendendo che tali accuse erano destituite di fondamento, si dilungava in un ragionamento in cui sottilmente esibiva non solo le altisonanti malefatte attribuitegli nel tempo
dalla stampa e dagli inquirenti. Quindi non è che confessava, dice no, in realtà io le ho fatte anche se sono state assolto. E allora forse le altisonanti malefatte attribuitegli nel tempo dalla stampa e dagli inquirenti, di cui lui sottintendeva l'infondatezza, quindi continuava a proclamarsi innocente. E questo invece accresce. Ma anche le proprie conoscenze altolocate, maturate nell'alveo delle esperienze di militanza politica giovanile, con le quali asseriva di essere tuttora in contatto, a prescindere da ogni implicazione criminale. Altolocate conoscenze maturate nell'alveo della militanza politica giovanile. Stiamo parlando degli anni Ottanta. Il Movimento Sociale Italiano era un partito a malapena ammesso in Parlamento, a malapena ammesso in Parlamento. Ma chi rappresentava? Chi? Quali erano le altolocate? Giulietto Caradonna? Quali erano? Maceratini? Chi erano? Cioè avvocati che quotidianamente si mazzavano nei corridoi del tribunale. Chi erano? Devono venire ancora i tempi del signor Fini e quant'altri. Devono ancora venire. Parole in libertà, buttate lì così, tanto fanno effetto. Evocando il 14-12-2012, Carlo Pucci tentava di contattare Luigi Lausi. Nell'attesa della risposta veniva intercettato distintamente un tratto di conversazione tra lo stesso Pucci e Massimo, che si trovava con lui. Quest'ultimo, adirato nei confronti di Riccardo Mancini, poiché non era stato ancora liquidato un debito dell'ente EUR, nei confronti delle cooperative di Salvatore Buzzi, indicava al Pucci i termini con cui accorreva affrontare Mancini, evocando minacciosamente la figura del re di Roma attribuitagli dalla stampa. Quindi Carminati si compiace del fatto che Delirio Abbate lo indica come re di Roma e dice: vado dal mio vecchio sodale, vecchio compagno Riccardo Mancini, e immagino mettendo le braccia sui fianchi: oh, guarda che io sono il re di Roma, perché articolo che avevano tutti concordemente tra di loro spernacchiato. E veniamo a l'ultimo aspetto, che penultimo, che devo trattare. Lei deve indicare le intercettazioni col numero giusto, perché sennò mi espone ad una fatica improba. Pagina 45, ambientale del 28 aprile 2014, tra Gaudenzi e Filippo Maria Macchi. Non è il progressivo 41-53 come lei indica qua, ma è il 41-80. Ieri pomeriggio ho fatto impazzire la mia segretaria, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Allora, Presidente, no, questo veramente per richiamare e censurare il modo di procedere di questi signori procuratori della Repubblica, anche nei confronti di noi difensori. Pagina 45 della requisitoria, 28 aprile 2014.
ambientale, Gaudenzi conversa all'interno della propria autovettura con Filippo Maria Macchi. A tal riguardo, nel rispondere a un quesito sull'importanza della figura dell'avvocato per le sorti di ogni criminale e nell'evidente intento di sottolineare le potenzialità dell'organizzazione di stampo mafioso, Gaudenzi faceva riferimento in maniera sibillina alle eclatanti accuse da cui Carminati era riuscito a discolparsi in passato, nonché alla mitezza delle pene in cui, quand'anche riconosciuto colpevole, era in corso. Così il cavò per dire uguale che lì alla fine la condanna, diciamo ridicola, capito? Genericamente ne ascriveva il merito alla abilità dell'avvocato, la cui importanza era giudicata fondamentale da tutto il sodalizio, al pari di altre precauzioni strettamente connesse alle modalità operative. Conferiva a tale assunto un'accezione non esclusivamente tecnica, poiché accennava a un Grassetto sapersi muovere, tra virgolette, correlato al generico concetto di, virgolette, Grassetto, scappatoie, che dipende, Grassetto e virgolette, dal momento politico, dipende da tante cose. Allora, una persona di media intelligenza, qual è il sottoscritto? Una persona che ha una conoscenza dell'italiano discreta, ho studiato al liceo classico, ho vissuto in una famiglia, almeno da parte di padre, di persone provvedute, le femmine di Casanaso negli anni 30 si laureavano e si laureavano in scienze biologiche, in matematica e fisica, in farmacia, non in filosofia o magistero. Dico per dire che viviamo, no? Tu sai qualcosa anche della mia famiglia, viviamo in un contesto per cui l'italiano è una lingua con la quale si ha una certa dimestichezza. Quindi, partendo da questo, che cosa si ricava da queste 4 righe e mezzo? L'avvocato, la cui importanza fondamentale da tutto il sodalizio, al pari di altre precauzioni connesse alle modalità operative. Accezione non esclusivamente tecnica, quindi non è solo bravo dal punto di vista professionale, perché un sapersi muovere, un concetto di scappatoia che dipende dal momento politico, da tante cose. È così. Questa è la intercettazione effettiva del dialogo tra Gaudenzi e Macchi. Io adesso vi infliggo questa lettura e poi trarremo le conclusioni. Macchi, ma l'avvocato bravo fa, non conta? Come non conta? Conta. Cioè tu per esempio c'hai avvocato? Sì, e quanto? Noi l'abbiamo sempre avuto, anche per questo uno sta fuori. Cioè Massimo Po, cioè noi le cose importanti le ha sempre fatte l'avvocato Naso. Perché oggi diciamo che forse è considerato come, forse, alla parità dei coppi. Aspita, io ho fatto il pavone, quasi quasi mi faccio cambiare nome, mi faccio chiamare avvocato Bartali, perché solo Bartali reggeva il confronto con coppi. Cioè tu dici Massimo è fuori grazie all'avvocato? Anche, certo. Anche,
Ma così anche, cioè, io ho fatto tanti anni a casa grazie all'avvocato, cioè c'è gente che per reati molto meno, ma molto meno dei nostri, si è fatto molto di più. Un fatto insolito, non succede mai che uno, non succede mai, no? La giustizia è una macchina, è un computer, non è che è affidata agli uomini, giudici, pubblici ministeri, avvocati, imputati, giuria popolare, no, no, è un... Capirai? Cioè l'avvocato è Gaudenzi, cioè Massimo due volte ha preso 30 anni e poi in Cassazione è stato annullato. Ma quando mai? Ma quando mai? Ma quando mai? Quando l'hanno condannato il processo Andreotti in Cassazione sono stati l'avvocato fondamentale. Ma che sta dicendo? L'unico condannato nel processo Andreotti è stato Andreotti con Coppi. Carminati con l'avvocato Naso, assolto in primo grado, assolto in secondo grado, rigetto in Cassazione. Informato, Gaudenzi è informato, bene, e quindi viene valorizzato. Così il Cavò, per dire uguale, che lì alla fine la condanna, diciamo, ridicola, capito? Però attenzione, che dà una spiegazione tecnica. Non era una rapina, ma era un furto. E Gaudenzi, rapinatore professionale, se ne intende e sa che è tutta un'altra musica. Ma quanti anni si è fatto? 2 anni e qualcosa, 2 anni e mezzo. Silenzio, c'è 2 anni. Era di più poi fondamentale l'avvocato Gaudenzi, se si sa muovere. E beh, certo, se io prendo il mio imputato, lo porto dal PM, lo faccio confessare per fare il patteggiamento, è ovvio che non mi so muovere. Se io, sfruttando l'ignobile principio costituzionale secondo cui la prova la deve dare l'accusa e non la prova di irresponsabilità all'imputato, mi metto a braccia conserte e aspetto gli eventi, mi so muovere. Eh sì, ma non hai risposto alla mia domanda, perché se Massimo si è fatto 2 anni, veramente è fondamentale l'avvocato. Eh sì, ma poi è anche il non dare vantaggi, è anche il non dare vantaggi, certo. Io, per esempio, per costume professionale, non do vantaggi all'accusa perché non faccio parlare i miei clienti. Non Massimo Carminati. Massimo Carminati giunge buono, non ultimo, è uno dei tanti. In questo processo abbiamo fatto un'eccezione, perché eravamo di fronte a questo collegio, perché eravamo di fronte a questo collegio. Bravo, dipende dalle persone. È stato pure momenti che uno era sempre pronto con la borsa, perché te portano in carcere da un momento all'altro, sai che poi magari te c'hai una scappatoia. Poi magari te c'hai una scappatoia, poi dipende dal momento politico, dipende da tante cose. Io c'ho la borsa, mi vengono a prendere per portarmi in carcere, ma se io sto male, per esempio, c'ho una scappatoia. Il momento politico, se arriva un'amnistia, c'ho la scappatoia. Regina Celi è brutto? Abbastanza. Io ho un bellissimo ricordo, soprattutto perché ci sono stato da paralizzato totale. Un po'.
passa lavando all'altri detenuti, ma che te rispettano gli altri detenuti? Vabbè, ma io manco dovevo entrare alla sezione, eccetera. Allora, signori, questo dialogo è stato riportato correttamente nella requisitoria? È stato riportato correttamente? Queste quattro righe che riassumono quello che sosterrebbe Gaudenzi sono fedeli a quello che è stato detto e trascritto? Questa è la trascrizione dei carabinieri, manco... Allora mi sa che io una risposta a Gaudenzi forse gliela posso dare. Lo sapete perché vinco tanti processi? Perché mi debbo confrontare con pubblici ministeri simili, che mi offrono tanti argomenti, che mi offrono tanti assist, che usano strumenti e sistemi non particolarmente corretti, leali, soprattutto nei miei confronti. Guardate che questa cosa è stata scritta alla fine del dibattimento. Questa è la requisitoria scritta finale. Allora, intanto, perché non è stato detto pubblicamente, assumendosene quindi la responsabilità pubblicamente davanti a tutti? Ma poi, su 5 firmatari di questo documento, non ce n'è uno che abbia detto forse in questo non siamo particolarmente fedeli alle risultanze intercettative? Non ce n'è stato uno? Ma come fate a trattarmi con cordialità, con come fate a volgermi le spalle se pensate che io possa essere di questa fatta? Ma come fate? Se io pensassi di voi questo, non vi rivolgerei la parola. Allora, Presidente, signori del Collegio, se questa è l'associazione di stampo mafioso per la quale i cittadini romani debbano perdere il sonno, bah, io mi sento di dire che i cittadini romani il sonno lo perderanno per ben altre ragioni. Certo, questa requisitoria la potevate scrivere meglio, sicuramente meglio. E non solo l'avreste potuta scrivere meglio, ma l'avreste potuta motivare meglio, utilizzando argomenti più convincenti di quelli che avete utilizzato. Però un'ultima cosa la voglio dire. A me non fa piacere leggere un comunicato della Commissione Antimafia presieduta dalla, come si chiama quella? Rosy Bindi. 22 giugno, in cui sono riprodotti testualmente passi di questa requisitoria. Anche qua, oggetto di questa gaffe istituzionale siete voi. Queste iniziative sono finalizzate
a condizionare voi, a togliervi serenità, a rappresentarvi situazioni diverse da quelle che sono, nel timore che con la vostra sentenza possiate smentire questo impianto accusatorio. Relazione annuale del 2016 della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, presentata questa mattina a Roma alla presenza del procuratore Franco Roberti e della presidente della Commissione Rosi Bindi. Tale organizzazione, convenzionalmente denominata Mafia Capitale, presenta caratteristiche proprie, solo in parte assimilabili a quelle delle mafie tradizionali e agli altri modelli di organizzazione di stampo fin qui conosciuti, ma essa è certamente da ricondursi al paradigma criminale dell'articolo 416 bis, in quanto si avvale del metodo mafioso, cioè dalla forza di intimidazione derivante dal vincolo appartenenza per il conseguimento dei propri scopi. È quello che vi ho letto 5-10 minuti fa, un quarto d'ora fa? Ma con chi pensano di avere a che fare? Ma pensano veramente che siate così poco rispettosi della vostra dignità professionale da barattarla con il timore di emettere una sentenza politicamente scorretta? Ma con chi pensano di avere a che fare? Tutti vengono trattati alla stessa stregua. L'avvocato Naso, sì, si è guadagnato in 45 anni di attività professionale stima, considerazione, rispetto, è un rompiscatole, d'accordo, ma perlomeno è una persona per bene, eccetera. Ma chi se ne frega? Si tratta di sostenere una tesi? Ma chi se ne frega del credito che si è guadagnato l'avvocato Naso? Gli si vomitano addosso delle accuse, delle insinuazioni, le si mettono in bocca ad un altro, ad un rapinatore da strapazzo, per apparentemente non farle proprie, ma il neretto, il grassetto e le virgolette, quelle chi le mette? Si tratta di fare pressioni sul tribunale, ricorrendo alla commissione antimafia, e chi se ne frega? Si fa. Ma siamo arrivati a questo punto. I margini di garanzia e di libertà e di democraticità del processo penale sono ridotti in confini così angusti e così limitati? Io voglio sperare che non sia così. Devo sperare che non sia così, perché gliel'ho detto prima, Presidente, io ci credo ancora, nonostante le innumerevoli disillusioni che mi avete provocato. Nonostante oggi, per esempio, sia perfettamente inutile, completamente inutile andare al Tribunale della Libertà di Roma, è una perdita di tempo. Non esiste più un Tribunale della Libertà a Roma. Ci sono 7 o 8 GIP con i quali si può ragionare, perché valutano e pensano, perché non sono amanuensi. Tutti gli altri mettono la firma dove gli dicono di metterla. E ciò nonostante io continuo a crederci, perché oggi è un'altra perdita di tempo andare in Corte di Cassazione, dove il diritto viene mortificato quotidianamente, dove la prima e unica cosa che si preoccupa di dire il Presidente, chi si riporta al ricorso per togliersi dalle balle un avvocato che voglia provare a spiegare le proprie ragioni in difesa di un cretino come di quelli che stanno là dentro. Guardate che la giurisdizione penale sta toccando livelli infimi e non capite che tutto questo è a danno delle persone per bene. Il codice di procedura penale è scritto per le persone per bene, per noi persone per bene. Dopo aver applicato rigorosamente il codice di procedura penale, si prende in mano quello penale che è scritto per i presunti delinquenti.
E se non ci pensate voi, che siete gli unici che hanno questo potere, gli unici, non ce n'è altri, anche a costo di fare una sentenza politicamente scorretta, anche a costo di deludere le aspettative di colleghi con i quali si condividono esperienze, amicizia, sensibilità e quant'altro. Presidente, adesso dico una cosa che probabilmente mi distanzierà da voi, perché so di non trovare il vostro favore, ma questo processo è uno spot per la separazione delle carriere. Questo processo è uno spot grande così per la separazione delle carriere. Non è più possibile. Quando si diceva, con accenti di onestà intellettuale indubitabili, vogliamo evitare che il pubblico ministero diventi un poliziotto, si diceva una cosa fondata, strafondata, ma nella pratica oggi poliziotto è diventato il giudice, perché la informativa di palazzina diventa la richiesta del pubblico ministero, la richiesta del pubblico ministero diventa l'ordinanza del GIP, l'ordinanza del GIP diventa l'ordinanza del tribunale del riesame e talvolta addirittura la sentenza in abbreviato. Pari pari, talvolta replicando gli errori di battitura, gli errori di ortografia. È vero o no, colleghi? È vero o no? Allora c'è solo questa strada, c'è solo questa strada. Io mi aspetto da voi, appunto, una sentenza politicamente scorretta, che non tenga conto di niente che possa in qualche misura intaccare il vostro libero convincimento, non in quel senso in cui dicevamo prima, e che sia resa in ossequio esclusivamente alle emergenze del processo. Quel che è risultato provato in quest'Aula è vero, nel processo penale è vero ciò che è provato, quel che non è provato non è vero, o perlomeno non deve avere ingresso nel processo. Poi fuori si può dire e fare tutto quel che si vuole. E allora in questa aspettativa, in questa speranza, ma faccio mio l'esortazione che ho fatto a Ippolita. Per Ippolita sarebbe più dura perché è più giovane, ma io resto coi piedi per terra perché conosco le cose del mondo. Ma io mi auguro che voi emettiate una sentenza, ripeto, politicamente scorretta, che certifichi la insussistenza di questa fantomatica associazione di stampo mafioso Mafia Capitale e che mandi assolti tutti gli imputati, i miei assistiti ovviamente, ma tutti gli imputati di questa imputazione per insussistenza del fatto. Per quanto riguarda le contestazioni di natura specifica, raccolgo l'invito di Tonino Moriconi e non voglio rovinare quanto di buono ha messo insieme Ippolita, il codifensore, nel suo intervento della settimana scorsa, e mi associo alle sue conclusioni tutte. Grazie. Grazie a lei. Allora, per quanto riguarda il seguito, facciamo un rinvio al 13 di luglio. Facciamo un rinvio al 13 di luglio con preghiera di verificare, ogni difensore verifichi le conversazioni indicate nella memoria, perché alcune che sono state dimenticate
cioè quelle per le quali non è stata richiesta la trascrizione, sono state acquisite come supporto fonico, cioè attraverso la copia del server. Non tutte sono state riversate, quindi fatela questa verifica, perché il Tribunale la sta facendo e c'è qualche difficoltà. Quindi intanto facciamo un rinvio al 13 luglio. Il 13 luglio vi diremo se il processo, cioè quale sarà la data poi per eventuali